non è previsto che ci sia una dimissione da sindaco, e come ho fatto la campagna elettorale quando facevo il sindaco al secondo mandato, così continuerò anche in questo caso. Giorgia ha avuto, da Presidente del Consiglio, ha avuto un pesante effetto sul sottoscritto, anche perché ha detto delle cose molto belle, perché la ringrazio perché ha distinto due cose importanti: uno è il compito politico, professionale, di leadership, l'altro è la salute delle persone. E mentre sul primo lei ha detto quel che voleva fare, sul secondo ha detto ti lascio decidere a te. Beh, questo mi è un segnale di rispetto per le persone che in genere è raro vedere. Mi ha fatto piacere che lei l'abbia segnalato e sottoscritto. Ho chiesto soltanto ovviamente la collaborazione di tutti, ho chiesto anche che i partiti si diano da fare anche dal punto di vista economico, perché noi non riceveremo nessuna donazione da privati ma soltanto da partiti politici, e quindi andremo avanti così. Penso che la cosa migliore sarebbe che io continuassi a fare il leader, il sindaco, e qualcun altro facesse la posizione. Però l'accordo non c'è ancora, non posso dire con certezza questa cosa. Quindi per la protezione dei genovesi ho parlato. Vi do una buona notizia a tutti, cioè che Simone D'Angelo, il capogruppo del PD, ha detto che abbiamo già vinto. Cioè ha detto che l'errore che abbiamo fatto è candidare il sindaco, perché così vuol dire che fra 3 mesi dobbiamo andare alle elezioni per il Comune di Genova. E se questo succede vuol dire che abbiamo vinto. Quindi il fatto che lui dica che abbiamo già vinto, la cosa mi viene un po' fuori. Voi non ridete, però ragazzi, non si possono dire queste cose in giro, io sono allibito.